Thank you very much for coming on this Wednesday night to this special event with our language program students and instructors. Today is Wednesday, but do you know what day of the week I was born? No? It was on a Good Friday. Good Friday, Venerdì Santo of a number of years ago. Mine was not the first Good Friday in history. Otherwise, it would have been on March 25th, although it was close to that date. March 25th, according to ancient tradition, was the Good Friday, and on the authority of Christian imagination, the most important date in history. It was on this day, as most scholars agreed, that at the age of 35, Dante began his journey into the Inferno. Therefore, when last year the Minister of Cultural Heritage proposed to have a national day dedicated to Dante, the choice was not to have it on Dante's birthday or that 700 years ago, but on the beginning of his journey on March 25th, 1300. When it came to giving a name to this day, as you see my screen, the Giornata Nazionale Dante Alighieri, everybody agreed to name it Dante D, standing for Day of Dante. Dante D, just like in Italian language, we use D for most of the days of the week. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Dante D. The Italian minister, in establishing this day, reminded all that Dante is the unity of the country. Dante is the Italian language, and Dante is the very idea of Italy. Because of the bond between Dante and the Italian language, we decided that the best way to celebrate Dante D 2021 was for our students to prepare a project under the perfect guide of our dedicated, talented instructors and my coordination. I share it with all of you tonight. Therefore, we are not here to celebrate my upcoming birthday, although maybe it was already written the day when I was born, that one day on my journey, I would have had the honor of becoming, at the age of almost 35, the director of the Italian language program of the Dante Alighieri Society of Washington, a program that I deeply love. But we are here tonight to celebrate Dante D and our students' accomplishment, a cui va tutta la mia gratitudine. Now I will shortly illustrate the program for the night, and then our students will be the speakers. So we will have a level A1 with instructor Nicola Riverso, a brief presentation of some relevant characters of the Commedia using illustration by Gustave Doré. We will continue after the students' presentations, we level A2. The students at 2 will attempt
to show the enormous impact that Dante's Divina Commedia had the continuous having on the Italian and world's culture through the many traces left on contemporary Italian. They will present a selection of expressions, uses Dante works from Inferno to Paradiso, that they are still used in everyday speech. So tonight's the English meeting, so we do English Italian, as you know, providing a brief explanation of meaning, usage, and context in which they appear in the poet's original work. After the AQ presentations, we will have the B1 level students will read and explain a sonnet from Dante Vita Nuova and Rime, as well read part of Canto 26 from the Inferno. After the student presentation, level B1, we will go to the students of the B2 level. We'll read and explain the first verses of Canto Terzo from the Inferno, focus on the relationships between La Divina Commedia and the arts. Specifically, they will present a selection of artworks and musical masterpieces which have been directly inspired by La Divina Commedia, La Commedia, or explore subjects that can be associated with the poet's work. After the B-Tube presentation, we will conclude the program with students of the Level A1, Section 1, with Laura Ciroi, a video in which they read the most famous verse of the Divina Commedia. So A1, with Isacco Niccolò di Verso, A2, Francesca Gian Bartolomei, Damiano Pinton, B1, Paola Alberti, B2, Roberta Punzi, and A1, Section 2, Laura Ciroi. After. And we conclude the program with this video of the students in A1 level, Section 1. Let's start the program to celebrate Dante and the students' accomplishments. Buonasera a tutti. Paolo e Francesca fanno parte dell'Inferno, uno dei tre regni dell'aldilà rappresentati alla Divina Commedia. Ogni girone dell'Inferno introduce nuovi personaggi e Paolo e Francesca di Rimini stanno nel canto 5. Francesca di Rimini era una bella ragazza nobile destinata a diventare suore, ma è stata rapita e costretta a sposarsi l'uomo violento Gianciotto Malatesta, il fratello maggiore di Paolo. Vivendo insieme, Francesca e Paolo passavano il tempo leggendo storie di Lancelotte e il suo amore per Regina Ginevra e loro si innamorarono. Sfortunatamente, il fratello Gianciotto ha scoperto la relazione e ha ucciso i due amanti, condannando suo fratello e sua moglie a vivere nell'eternità nel secondo girone dell'Inferno. Dante e Virgilio passavano vicino al Minotauro che si trova su di una scogliera sopra il settimo tercio dell'Inferno. Virgilio lo fa infuriare con parole scarbate. La madre del Minotauro è Pasiphae, la regina di Minoa e la moglie di Minosse, ma il padre del Minotauro è un bel toro bianco, un regalo di Poseidone a Minosse. Scandalo! Il Minotauro ha il capo di un toro, ma il corpo da uomo. Viveva in un labirinto, mangiava sette ragazzi e sette ragazze ateniesi ogni anno finché Tessio lo ha ucciso con l'aiuto di Arianna, la sorella del Minotauro. Ecco Dante nel fiume dell'oblio. Matilda gli tiene la testa, aiutandolo a dimenticare tutti i suoi peccati.
Matilda è bellissima con lunghi capelli mossi. Condurrà Dante dal fiume a una processione dove vedrà Beatrice. Il ponte di Dante per la Salvezza. Matilda è aiutante, angelica e misteriosa. Potrei dire che nessuno sa che fosse Matilda. Gerione siede sulla scogliera. È il mostro della frode nella Divina Commedia di Dante. Ha una faccia onesta, ma uno corpo di drago, i piedi di leone e la coda di scorpione. Nell'inferno, Dante e Virgilio cavalcano sulla schiena di Gerione per andare all'ottavo cerchio dell'inferno. Riccardo Donati era una nobile donna giovane e una suora. Lei era stata rapita con la forza dal suo convento per contrarre un matrimonio politico organizzato da suo fratello. Lei morì poco dopo il matrimonio. Riccardo Donati è la prima persona che Dante incontra quando lui ascende al paradiso. Lei ora è sulla sfera della luna, la sfera più bassa del paradiso. La sfera lunare è assegnata a coloro che non hanno mantenuto i voti religiosi. All'inizio è difficile per Dante riconoscere Riccardo perché in paradiso le anime diventano così belle da non sembrare loro stesse. Minosse è stato il primo grande re di Creta. I suoi genitori erano Zeus ed Europa. Aveva due fratelli ed ebbe moltissimi figli. Dopo la sua morte, Minosse andò all'inferno. Qui, come vedete, ha i capelli ricci e un lunga barba e indossa una corona. Ha anche una lunga coda come un serpente. Nell'inferno, Minosse divenne giudice dei morti giudicando i peccati delle anime e indicando a quale cerchio dell'inferno devono essere assegnate. E lo fa girando la coda attorno al defunto. La Pia de Tolomei è una figura di donna che è diventata protagonista della storia tragica delle leggende toscane. Il primo che ci parla di questa donna è Dante Alighieri, delle Divina Commedia nel Purgatorio quinto canto. Si tratta di una gentil donna della famiglia dei Tolomei, andata in sposa a Nello dei Panuchieschi. Nello pensa e sospetta che la donna abbia commesso atti di infedeltà. Pia fu uccisa dal marito, che la fece gettare da una finestra. Pia morì precipitando dal balcone del Castello della Pietra. Alcune versioni della storia descrivono la Pia come una vittima innocente. Siamo pronti, quindi, espressioni dantesche tratte dalla Divina Commedia di uso comune nell'italiano contemporaneo. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Prossima slide. Salute, anime perdute, eccoci qui nel vestibolo dell'inferno. Il vestibolo è la prima parte dell'inferno riservata agli indecisi, agli opportunisti che vivono soli per se stessi e agli angeli che non si sono schierati durante la guerra contro Dio. Queste anime devono seguire uno standardo che non sta mai in piedi, mentre vengono punti dai calabroni. I vermi si nutrono del loro sangue e un orribile coro di angeli canta senza sosta. Prossima slide. Guarda,
Sopra l'ingresso è scritto: lasciate ogni speranza voi che entrate. Questa espressione appare nel terzo canto, verso nuovo dell'inferno. Adesso, ascolta. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina podestate. La somma sapienza e il primo amore, dinanzi a me non fuor cose create, se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Queste parole di colore oscuro, vedio scritte al sommo di una porta. Prossima slide. Questa espressione è usata in italiano ancora oggi. Ecco alcuni esempi. Terzine che ho trovato scritte sulle porte del refettorio del collegio che ho frequentato da ragazzina. Lasciate ogni speranza, o voi che entrate, chi non si mangia che tono e patate. Lasciate ogni speranza, voi che entrate in campo. Non ho più commentato per cacciare nella possibile vittoria con il Bologna di aggrapparmi all'ultimissimo filo di speranza rimasto appeso, ma pirallone nero-azzurro. Ma sono caduto guardando esterrefatto la partita e stavolta mi sono fatto davvero male. Lasciate ogni speranza a voi che entrate. Brutto, sporco e cattivo non è un titolo di un film, bensì un albergo ristorante in questa città. Tanto è bella la locazione, tanto è poroso l'hotel ristorante, tale e tale. Dante è partito per il paradiso, ma le sue parole continuano a vivere in Italia. In Inferno, Canto 3, verses 31 to 36, we find the apathetic in the vestibule of hell. Next. After passing through the gates of hell, Dante is introduced to the apathetic, the indolents. He asks Virgilio, who are these spirits who cry so loudly? Thank you. They are the souls of the apathetic. They lived without ever making a decision or taking a stand. They were neither wicked enough for hell nor good enough for paradise. They were not even considered worthy enough to be among the damned. They are doomed to spend eternity running naked behind a banner that has no crest, while being tormented by wasps and hornets with worms at their feet, eating their blood and tears. Ed elli a me, questo misero modo tenion l'animi triste di coloro che viser senza infamia e senza lodo. In English, and he to me, this miserable mode maintains the melancholy souls of those who lived without infamy or praise. Next. In modern Italian, the expression senza infamia e senza lode refers to something which does not have either obvious defects or positive qualities, something truly mediocre. Per esempio, questo ristorante, senza infamia e senza lode. This restaurant, mediocre. Or, come è andato il semestre? Ma, senza infamia e senza lode. How did the semester go? So-so. I think this modern emoji also represents the expression pretty well, even without words.
Ciao a tutti, sono Jeff da A2. La prossima espressione di cui parleremo è Galeotto fu. Questa espressione è usata nel canto quinto dell'Inferno, nel verso 137. Hi everyone, my name is Jeff from A2. The next expression that we'll talk about is Galeotto fu. This expression is used in the fifth song of Dante's Inferno in the 137th verse. La prossima slide, or la prossima slide, grazie. Ci troviamo nel secondo cerchio, dove sono puniti i lussurioso, or i lussuriosi. Nel questo canto, Francesco da Rimini e Paola Malatesta si innamorano e si baciano peccaminoso leggendo un libro su Lancelotto, dove Galeut spinge la regina Ginevra tra le braccia del bel cavaliere, tradendo così il marito, re Artù. Per questo motivo la coppia è uccisa e condannata a trascorrere l'eternità nel cerchio dei lussuriosi. We find ourselves in the second circle where the lustful are punished. In this song, Francesca and Paolo are in love and they kiss one another sinfully while reading the Book of Lancelot, where Galeot pushes Queen Ginevra into the arms of a handsome cavalry, and thus betraying her husband, King Arthur. And for this reason, the couple is killed and condemned to spending eternity in the circle of the lustful. Il prossimo slide. Grazie. La scorso slide. Lo scorso. Grazie. I will read the Italian on the left. If you would like to read the English, it's on the right. Noi leggevamo un giorno per diletto di Lancelotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso. Ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il desiato riso, esser basciato da cotanto amante, questi che mai da me non sia diviso. La bocca mi basciò, tutto tremante, Galeotto fu il libro, e chi lo strisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. Il prossimo slide, per favore. In modern Italian, this is used mostly jokingly to refer to a person, an object, or an event that acted as a catalyst for a romantic relationship or as a catalyst for any other kind of situation. Ecco un esempio moderno da un giornale. Tra una coda alla cassa e un incrocio di carrelli, Rosario e Martina hanno scoperto di amarsi. Galeotto fu il supermercato. Here we have a modern day example from a newspaper. Between a line at the cashier and shopping carts crossing paths, Rosario and Martina discovered love for each other. Galeotto was the grocery store. So here the grocery store is the catalyst for this romantic relationship. Il prossimo slide, per favore. Non penso che abbiamo abbastanza tempo per questo, ma potete leggerlo velocemente. I don't think we're gonna have time for me to read the whole lyrics, but this is a song from Renato Zero. If you would like to read the lyrics quickly, the English is on the right, Italian's on the left. The song is called Galeotto fu il canotto. Galeotto was the raft. Grazie per il vostro tempo. Il prossimo slide, per favore. Ciao a tutti, sono Stacy. Fate non foste a vivere come brutti,
prossimo slide, per favore. Questa espressione usata in Inferno nel canto 26, verso 119, si troviamo nell'ottavo cerco dove sono puniti i fraudolenti. Prossimo slide, per favore. Con queste parole, Ulisse incita i suoi compagni a seguirlo nella folle impresa di attraversare la colonna d'Ercole, lo stretto di Gibilterra, un tempo renuti i confini del mondo. Oggi è un'espressione proverbiale usata per esortare a vivere come uomini e non come bestie, secondo la conoscenza, la virtù e la scienza come grandi ideali. So this is Ulysses talking to his companions, encouraging them to go beyond the columns of Hercules or out of the Straits of Gibraltar, which was the confines of the known world at the time. And today it's used to encourage people to, to live as men, not as beasts, to go after knowledge and virtue and science as an ideal. So the Italian is O frati dissi che per cento miglia per gli siete giunti al occidente a queste tanto picciole la vigilia di nostri sensi che del rimanente non vogliate negar le speranza diretto a sol del mondo senza gente. Considerate la vostra simenza, fate non foste a vivere come bruti, ma per sicur virtuti a conoscenza. Li miei compagni feceo si aguti con questa orazione picciola al cammino che appena poscia li avrì renuti. Proximo slide, per favore. And it's used contemporarily to, again, encourage people to pursue knowledge. And this first example is from a newspaper ad, advertising a bank. And they say, fatti non fosse vivere come brutti, ma nemmeno per gestire male I vostro risparmi. Esortiamo la plazione del ingegno per evitare di cadere nelle trappole mentali e in quelle tesi della frutta del sistema bancario. So we were not made to live as brutes, and you were not made to handle your savings poorly either. So I thought that was a fun way of using Dante. Proximo slide, and here's another example of protesting in the lockdown, saying that that the theaters should open before the bars or something, and also it's used in song as well. Grazie. Proximo slide. Ciao, sono Katia. E mi frase è contrapasso. Prossima. Contrapasso. Per questi Dante usa l'espressione espressamente nella conclusione del canto 28 dell'Inferno, quando Bertrand de Born, anima di stenimentore di discorda della nuova boglia, descrive la propria punizione. Prossima. In italiano, perché io parti così gente persone, partito porto il mio cerebro lasso, dal suo principio che in questo trancone, così sovversera in me lo contrapasso. Because I parted persons so united,
parted do I now bear my brain, alas. From its beginning, which is in this trunk, this is observed in me, the counterpoise. In Italian today, it is used with the same meaning as in the Divine Comedy, alluding to a conformity between the mistake made and the resulting punishment. An example here, legge del contrabbasso. Che male ha fatto Berlusconi per meritarsi I anzoni del ospioso? Sei mai. Cosa hanno fatto di male gli anzioni? Loro? Boh, forse lo hanno votato. Prossima. Prossima. Un altro esempio. Per le legge del contrapasso, nella precedente vita devo averli incontrati davvero tutti intelligente. Buonasera a tutti. Stifresco and the sin of treachery. Stifresco is an Italian saying that comes from the 32nd chapter of Dante's Inferno, verses 115 through 117, where Dante and Virgil pass through the ninth circle of hell, the deepest region where the traitors exist. Prossimo. Here we see Dante and Virgil traveling through the second zone, Antonera, on the frozen lake Cocito. Dante accidentally steps on the head of someone stuck in the ice and gets in a quarrel with him because he does not want to reveal his name. Dante stops to speak with him and learns that his name is Buoso da Duera. And here is a verse. El piange qui l'argento di Franceschi. Io vidi potrà dir quella duera, laddove I picatori stanno freschi. Duera was a captain of Cremona and a traitor. He accepted a bride from the French troops and allowed them to pass through Lombardy when he was directed to stop them. Prossimo. In modern context, Italians use the phrase stai fresco as an informal expression to indicate that something will not happen and therefore not worth waiting for. Here are a couple examples of the use. Mario riuscirà a terminare il lavoro? Chi? Mario? Stai fresco. Will Mario be able to finish the job? Who? Mario? Yeah, right. Think again. I francesi restituiranno la Corsica all'Italia? Stai fresco. France will return Corsica to Italy? It's not going to happen. Italians also like to draw from Dante's playful use of the language, as you can see in this advertisement for Buon Ferragosto, estate freschi. So it's used in lots of different ways. The image on the left is a clip from the silent film L'Inferno, the first full-length Italian feature film that will be shown at the Italian meeting on March 24th. Potetti camminare con Dante per un'ora. Grazie. Grazie, Max. Il fiero pasto, which is the fierce meal. Next slide. We come across il fiero pasto in Canto 33, verse 1, where Dante and Virgil have passed through Antenoro and they come across the sinners who have committed the sin of treachery. In the lower right, you see a picture of Dante and Virgil, and they're two sinners who are so close together, they can't quite figure out what's going on. And it turns out that one is actually gnawing on the back of the head of the other. Next slide, please. In this picture, you'll see that Dante learns the story of Ugolino and Ruggeri. And Ugolino and Ruggeri were friends, actually. They were both sinners and traitors. Ruggeri committed Ugolino to jail. He locked him in a tower with his sons and nephews where they starved to death. And as a result of this treachery, Ugolino is made forever to
gnaw and eat the head of Ruggeri. Ugolino was also a traitor to some of his compatriots. And so as Dante asks to hear this story, Ugolino has to stop eating the head of Ruggeri, and he lifts his head and wipes his mouth on the hair of Ruggeri's head and says these words: La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendola a capelli del capo che egli avea di retro guasto. Next slide, please. This verse has inspired incredible art, a beautiful statue by Carpo of Ugolino in his anguish as his sons starve around him, a painting by Goya inspired by this, and also some Dali artwork. This idea of the fierce meal, in modern Italian, it's come to mean when you overeat, you've had so much food that it is absolutely disgusting, and you might push away from the table and say, oof, il fiero pasto. The next slide, please, is a little more contemporary version, and apologies if I offend anyone. The picture on the left is Ugolino eating the head of Ruggeri. And more recently, there have been memes that have appeared of pictures in modern times that might conjure similar imagery. Again, apologies if that's offensive to anyone, but it's interesting to see. I did not know this story of Ugolino and Ruggeri before, and now I see that it turns up a lot. Thank you. Sono Margherita, buonasera. Quisquilia. La prossima. We see the context, context in which St. John is examining Dante on a matter of love and charity. And at the end of Paradiso 25, Dante goes blind when he looks upon St. John. Che veder non vedete diventa. This is in paragraph 25, 120. In Paradiso 26, Dante is worried about his loss of sight, but is reassured by St. John that that it will be restored by Beatrice, who you can see there in the picture there. Quisquilia, altro termino, è latino traducibile con paliuezza, quindi metaforicamente con il significato di base coda e inizia piccolezza, sebbene l'uso sia attestato già nel 1321, e ancora una volta Dante a diffonderne il significato moderna nel 26esimo canto del Paradiso. Nei versi 76 a 77 il poeta scrive: così degli occhi miei ogni quisquilia fuggò Beatrice con raggio di suoi. Il termine in senso traslato assume qui il significato di impurità. Grazie alla funzione salvifica di Beatrice, Dante riacquista così la capacità visiva. So in English, what this says is quisquilia, another Latin term which can be translated as straw, therefore metaphorically with the meaning of trifle or littleness. Although the use is already attested in 1321, it is once again Dante who spread its modern meaning in the 26th canto of Paradise. In verses 76 and 77, the poet writes, so of my eyes, every quisquilia flew Beatrice or Beatrice with the ray of his. The term is translated, in a sense here, it takes on the meaning of impurity, thanks to saving function of Beatrice. Dante thus regains his vision. So this is a little bit more of that. It's così
So, così degli occhi miei ogni quisquiglia fugò Beatrice con raggio di suoi che rifolgia da più di mille miglia. So from before mine eyes did Beatrice chase every mote with radiance of her own that cast its light 1,000 miles and more. La prossima. Grazie. So the meaning changed, as we can see over time, from the meaning of impurity, residues, garbage, to trifle or minutia. So some expressions that we find it in are, ora non è tempo di scontrarsi sulle quisquiglie. Now is not the time to fall out over minutia. Le preoccupazioni di ieri sono quisquiglia in confronto a quelle di oggi. The worries of yesterday are trifles compared to the problems of today. Quasi una quisquiglia, il 2-0 il Robino, che sfrutta errore difensivo. Robino's 2-0, almost a trifle, exploiting a defensive mistake. And then we have a little, can you play that? Can you hear it? This is a little clip from Toto, a comic actor, an Italian actor of 1950, who's making a pun on that. Buonasera. Allora, prima di cominciare, voglio ringraziare le mie professoresse, Laura, Francesca e Paola, che mi hanno imparato molto con dedicazione e molta pazienza. Grazie. Guido, e vorrei che tu e Lapo ed io fossimo presi per incantamento e messi in un vascello che ad ogni evento per mare andasse al voler vostro e mio. More in Italian. Guido, io vorrei che tu, Lapo ed io fossimo presi da un incantesimo e messi in un vascello che andasse in mare spinto da ogni evento secondo i vostri, i miei desideri. Se che fortuna o d'altro tempo non ci potesse dare impedimento, anzi, vivendo sempre in un talento di stare insieme, crescesse il disio. Cosicché né il fortunale né altro tempo sfavorevole ci potesse fare da ostacolo, anzi, vivendo sempre nella medesima volontà che crescesse il desiderio di stare insieme. E monna Vanna e monna Lagia poi, con quella che sul numero della 30 con noi ponesse il buono incantatore. E il buon mago mettesse insieme a noi monna Vanna, monna Lagia e quella donna che occupa il numero 30. Qui vi ragionar sempre d'amore, ciascuna di loro fosse contenta, di come credo che saremo noi. E vorrei che qui noi parlassimo sempre d'amore, ciascuna di loro fosse felice, come credo che saremmo anche noi. Tante gentile e tante onesta, pare la donna mia quando ella altrui saluta, che ogni lingua di ven trovando muta, e gli occhi non le ardiscono di guardare. La mia donna, quando saluta qualcuna, sembra tanto nobile e tanto dignitosa, che ogni lingua di ven è muta per il tremare e gli occhi non osano guardarla. Ella si va sentendosi laudare benignamente di umiltà vestuta e perché sia una cosa venuta da cielo in terra a miracolo mostrare. Lei prosegue sentendosi lodare quasi vestita
di benevolenza e di umiltà, e sembra che sia una creatura venuta da cielo alla terra per mostrare un miracolo. Mostrossi si piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore, che intender non la può chi non la prova. Si mostra così piacevole a chi la ammira, che trasmette attraverso gli occhi una tal dolcezza al cuore, che chi non la prova non la può capire. E perché dalla sua labbia si muova un spirito suave, pien di amore, che va dicendo a l'anima sospira. E sembra che dal suo volto si muova uno spirito dolce pieno di amore che dice all'anima sospira. Buonasera. Tempo, sabato 9 aprile 1300, all'ora di mezzogiorno. Luogo, cerchio ottavo, bolgia ottava. Consiglieri fraudolenti. La bolgia è immersa in un profondo silenzio ed è avvolta da una fittissima tenebra in cui lampeggiano le fiamme che nascondono le anime dei dannati. Personaggi: Dante, Virgilio, Ulisse e Diomede. Consiglieri fraudolenti. Così tradizionalmente sono appellati questi peccatori che posero la loro acuta intelligenza non al servizio della verità, ma della frode e dell'inganno. Sono soprattutto consiglieri politici e militari che diedero spregiudicate indicazioni per far valere una causa, un partito o un personaggio. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi, mormorando, per come quella qui vento a fatica, indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse. Gittò voce di fuori e disse: quando mi diparti da Circe, che sottrasse me più d'un anno là, presso a Gaeta, prima che Sienea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta. Vincer potero dentro a me l'ardore chi ebbi a divenir del mondo esperto, e degli vizi umani e del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna picciola, dalla qual non fui deserto. L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, fin nel Morocco, e l'isola di Sardi, e l'altre che quel mare intorno bagna. Io e compagni eravam vecchi e tardi, quando venimo a quella foce stretta, dov'Ercule segno lì suoi riguardi, a ciò che l'uom più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra già m'avea lasciata Setta. O frati, dissi, che per 100 miglia perili siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia. Di nostri sensi che dil rimanente non voliate negar l'esperienza diretto al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza.
Li miei compagni fecio si aguti con questa orazion picciola al comino che appena poscia li avrei ritenuti. E volta nostra poppa nel mattino, dei remi facemo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte e il nostro tanto basso, che non sorgea fuor del marin suolo. Cinque volte racceso e tante casso. Lo lume era di sotto della luna, poi che entrati eravamo nell'alto passo, quando ne parve una montagna, bruna per la distanza, e parvemi alta tanto, quanto veduta non avea alcuna. Noi ci allegramo, e tosto tornò in pianto che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. Tre volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in susso e la prore ire in giù, come altrui piacque, infin che il mar fu sovra noi richiuso. Buonasera a tutti. Vorrei contribuire a questo incontro su Dante Alighieri raccontandovi cosa accade nel terzo canto dell'Inferno della Divina Commedia. Dante e Virgilio varcano la porta dell'Inferno. Nell'anticamera dell'Inferno incontrano gli ignavi. Questi peccatori sono coloro che durante la loro vita non hanno agito né bene né male, che mai non fur vivi, come dice Dante. Queste anime nella vita non seppero scegliere, evitarono gli stimoli di ogni genere. Ora, per punizione, sono costretti ad inseguire una velocissima insegna che ruota su se stessa. Sono quindi costretti a fare una scelta e sono punzecchiati continuamente da insetti fastidiosi. Secondo la legge del contrapasso, le pene vengono infatti assegnate ai dannati in base ai peccati commessi in vita. Dante e Virgilio attraversano quindi il fiume infernale Acheronte, sulla barca guidata da Caronte, un vecchio con la barba bianca e gli occhi di fuoco che trasporta le anime dannate verso l'inferno. In questo canto ci sono alcuni versi celebri che sono diventati dei modi di dire molto comuni in italiano. Oltre ai versi già citati, ricordiamo l'espressione «Non ragioniam de lor, ma guarda e passa», usata per dire che non bisogna preoccuparsi del giudizio o della malignità altrui, ma che bisogna andare avanti per la propria strada. Bene, grazie Susanna. Diamo ora la parola a Tom per una introduzione al terzo canto dell'Inferno e quindi a Ken per la lettura dei primi versi del terzo canto e per una presentazione su Dante e le arti. Grazie. Sì. Prego. The poet Virgilio leads Dante up to the gate of hell, upon which they read a foreboding inscription that includes the admonition, "Abandon all hope, you who enter here." Dante does not fully understand the meaning of the inscription and asks Virgilio, his guide, to explain it to him. Virgilio says that Dante must try to summon his courage and tells him that this is the place that Virgilio previously told him to expect, the place of perpetual pain and suffering for fallen people, those who have lost the good of intellect, that is God. Canto 3 of Dante's Inferno opens with these words, per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fece me la divina potestate,
la somma sapienza il primo amore. Dinanzi a me non for cose create, se no eterne e io eterno duro. Lasciate ogni speranza, voi ch'intrate. Queste parole di colore oscuro, video scritte al sommo d'una porta, perch'io, maestro, il senso lor me duro. Ed a lei a me, come persona accorta, qui si convien lasciare ogni sospetto, ogni viltà convien che qui sia morta. Noi siamo venuto al loco o vito detto, che tu vedrai le gente dolorose, c'hanno perduto il ben del intelletto. Dante Alighieri e la sua influenza sull'arte. Le vivide descrizioni di Dante Alighieri nel suo capolavoro La Divina Commedia hanno ispirato molti artisti. Farò alcuni esempi. Hieronymus Bosch è uno dei pittori più creativi e influenti di tutti i tempi ed è conosciuto anche per le sue raffigurazioni fantasiose e spesso spaventose dell'inferno. Prima di lui nessuno ha mai realizzato raffigurazioni così surreali della dannazione eterna. Sandro Botticelli ha illustrato la Divina Commedia di Dante. Il disegno noto come la mappa dell'inferno è uno dei 92 disegni originariamente inclusi nel manoscritto illustrato della Divina Commedia commissionato da Lorenzo Medici. Botticelli rappresenta in dettaglio le punizioni dei dannati. Si parte dal primo anello, il limbo, e si finisce con l'ultimo anello, il tradimento. E questa è l'interpretazione di William Blake. Blake ha realizzato oltre 100 disegni e incisioni basati sulla Divina Commedia. Qui viene rappresentato Agnolo Brunelleschi, un ladro che per punizione doveva essere attaccato per sempre da un serpente a sei zampe. Blake mostra il momento in cui il serpente inizia a fondersi con il corpo di Brunelleschi. E qui Coppocchio è un altro personaggio citato nell'Inferno. Eretico e alchimista, viene aggredito e morso a collo da Gianni Schicchi. Devono combattere l'uno contro l'altro per tutta l'eternità. Ci sono infiniti esempi, ma ho un limite di tempo. Ecco un ultimo esempio. Hieronymus Bosch ha dipinto il Giardino delle Delizie intorno al 1504. L'opera è un trittico di tre pannelli. Il pannello di sinistra rappresenta il paradiso terrestre, l'Eden. Qui sono raffigurati Adamo ed Eva con il loro creatore, Dio. Il pannello centrale è il Giardino delle Delizie. Rappresenta un falso paradiso, il luogo del peccato, dei piaceri e dei sensi. Il pannello di destra rappresenta l'inferno, il castigo tra ghiaccio e fuoco. Il dipinto non è un'interpretazione diretta della Divina Commedia. Ci sono però degli elementi che fanno pensare ai tre regni di Dante, in particolare all'inferno. Anche qui è evidente l'idea che le azioni umane hanno delle conseguenze. Per i peccati esiste infatti una punizione divina. Mentre la lussuria prevale nel pannello centrale, nelle scene dell'inferno, tutti i peccati più gravi sono puniti. Il peccato di gola, l'avarizia, l'invidia. Bosch ha rappresentato l'inferno in modo fantasioso e originale, come ha fatto Dante nella sua commedia. Sono due grandi artisti che sfidano la nostra immaginazione.
Bosch con la pittura, Dante con la scrittura. Grazie Susanna. E concludiamo con la musica. Paolo e Francesca nell'opera di Riccardo Zandonai. L'ultimo intervento è di Anastasia. I personaggi della Divina Commedia hanno influenzato anche il mondo della musica. Il compositore italiano Riccardo Zandonai ha ad esempio composto un'opera intitolata Francesca da Rimini, ispirata alla storia di Paolo e Francesca. Dante incontra questi due personaggi nel quinto canto della Divina Commedia tra i lussuriosi, cioè coloro che hanno commesso peccati carnali. Francesca ebbe una relazione amorosa con il cognato Paolo e due amanti, sorprese dal marito di lei, Gianciotto, furono entrambi uccisi. Vi farò ascoltare il finale del terzo atto dell'opera, che mostra proprio il momento in cui viene commesso il peccato. Paolo e Francesco stanno leggendo un libro che parla dell'amore tra Lanciolotto e la regina Ginevra. Arrivati al punto in cui i due si danno un bacio, Paolo e Francesca interrompono la lettura e cedono alla forza dell'amore. A questo punto abbiamo, se mi sentite, il gran finale con una lettura veloce degli studenti della UNA. Ascoltiamoli. Buonasera, sono Matteo e vi sto per leggere alcuni versi della Divina Commedia Inferno, canto 3. Per me si va mai la città dolente. Per me si va a me l'eterno dolore.
per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore. Fecimi la divina potestate, lo sommo sapienza e la primo amore. Dinanzi e mi non for cose create se non eterne. E io eterna duro. Lasciato agni speranza, voi che entrate. Buonasera, sono Carolina. E visto per leggere alcuni versi della Divina Commedia. Inferno, canto 5. Cento. Amor che al cor gentil tratto sprende, prese costui della bella persona, che mi fu tolta e il modo ancor m'offende. Amor, che nullo amato amar perdona. Mi prese del costui piacer si forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor, conduce noi ad una morte, che inattende chi a vita ci spense. Inferno, canto 5. 121. E quella a me nessun maggior dolore che ricordassi del tempo felice, nella miseria che ciò sa il tuo dottore. Buonasera, sono Giuseppe. E visto per leggere alcuni versi della Divina Commedia. Inferno, canto quinto, cinque Dante, dopo il racconto di Paola e Francesca. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea. Si che di pietade io vini me così come io morresi, accadi come corpo morto cade. Buonasera. Sono Jacopo e vi sto per leggere alcuni versi della Divina Commedia. Inferno, canto 26. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. Tre volte il fe girar con tutte l'acque. Alla quarta levà la poppa in suso e la prora ire in giù, come altrui piacque. Infin che il mar fu sopra noi richiuso. Buonasera, sono Michela e vi sto per leggere alcuni versi della Divina Commedia, Purgatorio, canto 10. Oh, vanagloria dell'umane posse, con poco verde in sulla cima dura, se non è giunta delle tati grosse. Credete, cima bue, nella pittura tenerlo campo. E ora ha giotto il grido, sì che la fama di colui è scura. Così ha tolto l'uno all'altro guido la gloria della lingua. E forse è nato chi l'uno e l'altro caccerà dal nido. Non è il mondan rumore altro cun fiato di vento. Col vien quinci e ol vien quindi e muta non è perché muta l'atto. Buonasera, sono Cristina e vi sto per leggere alcuni versi della Divina Commedia, Paradiso, canto primo. La gloria di colui che tutto muove con l'universo penetra e risplende in una parte più e meno altrove. Grazie. Ciao, mi chiamo Elisabetta e oggi sto leggendo dal Paradiso il canto 15. Righe da 34 a 36. Che dentro agli occhi suoi ardeva un viso d'amore, che io pensai come lei toccarlo fondo della mia gloria e del mio paradiso. Grazie. Buonasera, sono Valeria e visto per leggere alcuni versi della Divina Commedia, Paradiso, canto 33.
Orazione di San Bernardo alla Vergine Maria. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. All'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva il mio disio e il vele, siccome rotta che ugualmente è mossa, l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Grazie mille, buona serata. E per concludere, per ringraziare voi della partecipazione anche del pubblico, ai nostri studenti, qui faccio davvero i miei complimenti più vivi. Volevo solo citare la poetessa russa Olga Sedakova, che ha tradotto Dante in russo, e la poetessa Olga Sedakova in tante interviste ha detto: io ho studiato l'italiano all'università per poter leggere Dante nella lingua originale. Ora, come avete visto, anche i nostri studenti, non so quale sia il loro motivo tra i tanti a studiare l'italiano, sono anche riusciti a leggere Dante nella lingua originale.